Mister, c'era tanta differenza solamente in classifica per quello che si è visto in campo stasera con un Verona che per larghi tratti ha giocato anche alla pari con l'Inter. Sono orgoglioso dei miei e anche dispiaciuto allo stesso tempo, perché hanno speso tantissimo e hanno raccolto poco, e però grande prestazione. È vero, torniamo a casa ancora con 0 punti, però vedo una squadra viva, una squadra che deve continuare su questa strada, perché mi fa guardare il futuro con molta molta fiducia. Mi attacco proprio qui, perché è una cosa che lei ha rimarcato spesso dopo le ultime partite, dopo il derby, dopo l'Atalanta: 0 punti portati a casa, però bisogna continuare su questa strada, perché per quanto si è visto stasera il Verona c'è, il Verona ha risposto presente. Ma io vedo una condizione generale cresce, anche la convinzione di voler stare a giocare contro una squadra forte, una squadra che giocherà per vincere lo scudetto, e con tanti campioni, una squadra che insomma, ci ha fatto soffrire poco, abbiamo subito veramente poco contro una squadra forte, abbiamo creato diverse situazioni per andare anche in vantaggio, abbiamo reagito, però ancora qualche piccola indecisione, è stata punita oltre misura. Ecco, la reazione, mister, un qualcosa che aveva rimarcato dopo la partita di Bergamo, questa sera c'è stata. Sì, ho visto una grande reazione, e ricordiamoci, di fronte avevamo sempre l'Inter, squadra di livello straordinario, e la squadra è riuscita a mantenere, a alzare la testa, a spingere, a trovare la strada del pareggio, però poi abbiamo avuto alcune situazioni che potevamo sfruttare meglio, e loro su una grande giocata di Perisic portano a casa il risultato. Ecco mister, bisogna anche a onore del vero dire che per un piccolo episodio la VAR ci è venuta in aiuto, e poi ci sarebbe anche da recriminare sul finale un fallo di lì che è stato sanzionato, però sicuramente l'arbitro in quel caso ha sbagliato, quindi ci sarebbe potuto stare anche un ultimo attacco per il Verona. Beh, non andiamo nei dettagli, al di là insomma della VAR sembrava evidentissimo già anche senza supporto della VAR, però insomma, situazioni, non ne parliamo di queste cose. Ho visto bella interpretazione da parte di tutti, anche di chi è entrato lì, è entrato alla grande, ha avuto una situazione, però l'anima della squadra è viva e deve continuare a lavorare in questo modo, perché sono convinto che riuscirà a prendersi le sue soddisfazioni. Assolutamente, anche perché forse è proprio banale ricordarlo, però dall'altra parte c'era l'Inter, che è una delle migliori formazioni di questo campionato, e il Verona se l'è giocata ad armi pari, possiamo dirlo. Ma se lo volete dire, ogni tanto se si parla di questa situazione, va bene, sembrava che stessimo giocando contro la squadra, insomma, la squadretta, e la squadra invece, la mia squadra, è riuscita alla grande a tenerli testa, sapendo soffrire i momenti giusti, sapendo palleggiare. C'è stata una frazione in cui la squadra a testa bassa ha spinto fino all'ultimo, cercando di creare grattacapi a una squadra e una difesa forte, e senza concedere delle ripartenze. Quindi azzeriamo, guardiamo avanti.